Ok, prima di passare al reparto sgrassatori e anticalcari, vi voglio far vedere questo che è della marca DAT 5 preso da MD ed è eco, cioè nel senso è un prodotto eco compatibile, quindi ha minor impatto ambientale, anche la certificazione Ecolabel. È un gel di colore verde. Non ve lo consiglio assolutamente perché praticamente l'ho utilizzato per un mese e mezzo e dove si incontra, dove inizia l'acqua, diciamo, del WC, l'intorno per 2-3 cm mi ha fatto un alone celeste, quindi mai più. Cioè, se io devo utilizzare un prodotto ecologico che mi macchia la tazza del cesso, io non lo compro più, non ve lo consiglio, non lo comprate, non mi è piaciuto. Bocciato. 9. Zero spaccato. Poi passiamo agli sgrassatori. Allora, preso questo qui da Risparmio Casa Buono in offerta, l'ho pagato meno di 1 euro. Adesso non mi ricordo se 0,79 o 0,99, ve lo faccio vedere. È un 750 ml, buono, l'ho utilizzato per i sanitari, lavandino, bagno, bidet, tutto, perché pulisce, sgrassa e disinfetta perché contiene una quota di candeggina. Buono, non lo utilizzate sui, qua fa vedere tipo la camicia, non vi consiglio di utilizzarlo sui colorati perché potrebbe mangiare i colori. Stessa cosa vale per questo qui, solo che questo l'ho preferito a questo di Risparmio Casa, solo perché è un po' più concentrato come sgrassatore. Quindi sì, mi è piaciuto anche questo qui. Questo l'ho utilizzato sia in bagno sia in cucina, mi piace tantissimo e disinfetta. Poi ho utilizzato questo sgrassatore Smack Express Zero Aloni. Questo l'ho utilizzato invece per sgrassare anche come pretrattante. Quando ho finito lo smacchiatore per tessuti, ho utilizzato questo qui sui colletti, sulle macchiette d'olio dei tessuti. Buonissimo, molto efficace. Ho spruzzato sulla macchina, ficcato in lavatrice oppure sul piano cottura, nel bagno. Però non è un anticalcare, quindi insomma, se per una pulizia veloce va bene, ma se volete togliere il calcare, questo da solo non gliela fa. Poi, terminato anche questo sgrassatore Universal di Chantecler alla lavanda, che non sarebbe altro che quello di Eurospin alla lavanda. Questo costa 2,50, quello costa 1 euro, 1,20 euro, ovviamente meglio quello di Eurospin. Però sono buoni entrambi, qua fa vedere comunque il piano cottura, moto, camicette, vabbè, sgrassatore efficace. Poi, un igienizzante multisuperficie, qui dice rimuove germi e batteri. Sarebbe uno sgrassatore igienizzante non disinfettante, questo qui di Napisan. Allora, la differenza, non mi stancherò mai di dirlo, adesso finalmente c'è la pubblicità di Germocare che spiega la differenza tra igienizzante e disinfettante. La differenza tra i due è che uno uccide i germi, batteri, virus con un'azione, con una sostanza chimica. Gli igienizzanti semplicemente trasportano via in maniera meccanica sti germi e batteri, ma non è che li uccidono, quindi li, praticamente passate la pezza, i germi stanno sul tavolo, passate la pezza e ve li ritrovate sulla pezza, sciacquate la pezza, se ne vanno dentro allo scarico del lavandino. Quindi igienizzante, disinfettante, io preferisco sempre degli disinfettanti. Ovviamente poi bisogna vedere per quale ruolo sono indicati. Comunque questo qui mi è piaciuto, sì, è uno sgrassatore igienizzante, ormai scrivono igienizzante dappertutto perché così vendono più facilmente. Buono sì, ma non è che costi proprio pochissimo, eh. Poi ho amato da morire questo Via Cal, che è quello in collaborazione con Ambipur, no, è quello con il nuovo profumo, buonissimo. Via Cal è una certezza, 750 ml, buonissimo, usato nella doccia, per tutto il bagno, in tutte quelle situazioni in cui si richiede un'azione anticalcare. Molto efficace, proprio buonissimo, il profumo è un floreale orientale che dura proprio tantissimo. Buonissimo, buono buono, e meno male che hanno cambiato quel profumo del Via Cal perché è disgustoso, ti si ficca nel naso, non esce più. Io ci sento tipo tanto l'aceto anche su quello classico e non mi piace assolutamente. Invece questo qui mi è piaciuto tanto, costa un po' di più, ma ne vale la pena. Disinfettante Ajax, infatti c'è scritto rimuove 99,99 periodico dei batteri e dei virus. Questo va lasciato agire sulle superfici. Mi sembra 10 minuti, un quarto d'ora, adesso ve lo dico, non mi ricordo, 15 minuti.
lasciare agire il prodotto per 15 minuti contro batteri, muffe e lieviti. Quindi lo spruzzate, lo spalmate, lo lasciate asciugare, cioè lo lasciate agire e poi risciacquate. Infatti questo ha il cloruro di benzalconio allo 0,65%. E, sì, mi è piaciuto, lo trovo spesso da Esselunga in offerta sotto i 2 euro. Costa, mi pare, 1,69 euro, una cosa del genere. Mentre a prezzo pieno sta sopra, l'ho visto anche sopra i 3 euro, quasi 4. Buono il potere pulente, ma non ha l'anticalcare. Quindi, magari, se volete togliere anche il calcare, dovete unire due prodotti o prendere direttamente un'altra cosa. Però, questo è un disinfettante. Mi è piaciuto, lo ricompro spesso. Poi anticalcare che mi è piaciuto tantissimo è questo qui di Smac. Qui dice sciogli calcare igienizzante, vabbè, ma non è un disinfettante, buono per la doccia, per il bagno in generale, mi è piaciuto. Poi ho usato questo qui di Ace Bagno Brillante, formula anticalcare senza candeggina, mi è piaciuto, solo che è un 500 ml, mi pare che costi intorno ai 2 euro e qualche cosa, o forse l'ho preso in offerta, adesso non mi ricordo, però tra i due io preferisco lo Smac, senza ombra di dubbio. Ho utilizzato qualcuno di questi prodotti di Ace, non è che mi abbiano proprio fatto impazzire. Ho sentito delle recensioni, come posso dire, entusiaste, ma io non ci trovo, cioè, niente di più, niente di meno di altri prodotti che magari costano anche di meno. Poi, sui fuochi ho utilizzato questo Smac Gas ed era una sorta di, non era un gel, era liquido, trasparente, e l'ho utilizzato soprattutto quando rimanevano quelle macchiette, quegli aloni di calcare sui fuochi. Sapete quando magari state bollendo qualcosa e esce acqua, oppure il brodo che schizza fuori, il sugo che schizza fuori. Con questo una passata e toglie tutti gli aloni dalla cucina. Buonissimo, mi piace, lo ricompro spesso. E poi, terminato questo spray igienizzante bagno di Napisan, rimuove germi, batteri, potere anticalcare, ma il potere anticalcare è piuttosto blando, quindi diciamo che è uno sgrassatore, punto e basta. Non c'ha il disinfettante, però c'ha l'ossigeno, quindi anche questo qui dovrebbe essere disinfettante. Però va lasciato agire anche questo qui, con l'ossigeno. Ma buono come pulisce, ma l'anticalcare, come potere anticalcare non ci siamo. Poi, detergenti un po' misti. Allora, ho utilizzato questo qui disinfettante di Napisan. Questo è disinfettante, infatti, vedete che c'è scritto. È un 750 ml e questo serve per pulire qualsiasi tipo di superficie, quindi tavoli, insomma, qualsiasi tipo di superficie va a disinfettare perché contiene cloruro di benzalconio, sì, e altri disinfettanti. Buonissimo, buono, sì, mi è piaciuto, utilizzato più che altro giù in cucina. Poi questo l'ho utilizzato per le pulizie, diciamo, un po' più forti. Il Try It di Stenom mi è durato tantissimo, 2-3 anni, perché ne ho usata una goccia. Con questo ci ho lavato le persiane, le faccio 2 volte a stagione. Oppure le griglie, quando faccio la carne alla brace di fuori in giardino per togliere i residui, insomma, per tutto quello sporco ostinato che se ne va, manco se parlate in aramaico. Buono, mi è piaciuto, però non lo ricompro perché sto cercando di spostarmi un po' più sul low cost. Comunque poi Stenom ha dei prezzi proibitivi, quindi non so, non credo di ricomprarlo, ma ve lo consiglio assolutamente, costicchia un po' però, eh. Poi ho terminato, questo qui l'ho utilizzato sia per i pavimenti, sia per il bagno, il WC, insomma per le pulizie un po' più a fondo. Questo è disinfettante, ha un'azione disinfettante molto forte. Mi è piaciuto, lo ricompro spesso e ho sempre una confezione in casa. Buonissimo anche questo Alba Pavimenti, anche questa cosa si è sporcata del detersivo in polvere. Buono, 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 pagato mi sembra 9,50, 1 euro, non mi ricordo. Buono, e tutti questi detersivi Alba, la maggior parte hanno tutti lo stesso profumo di Mon Amour, ammorbidente celeste. Più o meno siamo tutti lì. Questo era un detersivo per i pavimenti bianco, mi è piaciuto un casino perché il profumo si sentiva per molto tempo, diciamo, nell'aria, anche se io lavo i pavimenti con le finestre aperte, finché non si è asciugato, poi richiudo, passo cera, lucidatrice, quello che devo passare.
Poi Ajax Classico, questo qui è 1,3 litri per i pavimenti, buonissimo, classico, lo uso sempre, lo uso spesso. Mi piace anche il profumo, mi piace come lava, come lascia i pavimenti lucenti e sgrassati. Questo l'ho utilizzato per i vetri di Lidl, buonissimo, mi è piaciuto. Lo ricompro spesso perché con una piccola spesa avete una grande resa. Dura un sacco, mi piace tantissimo, fa brillare specchi e vetri. Per il legno poi ho terminato questo qui, questo pronto, anche questo lo vedete sempre perché lo prendo spesso. Questo faceva parte di un bipack pagato 2,50 da Mauris. Lo prendo spesso e lo uso per i mobili di legno vivo. Io ho molto legno vivo dentro casa, quindi questo va sia a pulire che ha un effetto antistatico che a nutrire il legno, quindi lo lascia molto lucido, ravvivato, proprio si vede che brilla. Profumo non è niente di che, però sì, mi piace, lo ricompro spesso, ve lo consiglio, soprattutto quando sta in offerta. Poi, terminato questo mangiapolvere di Emulsio, utilizzato sui mobili per spolverare, ha un buonissimo profumo e anche un'azione antistatica, sì. E mi è piaciuto, secondo me ha anche un'azione un po' nutriente sui mobili, eh. Questo non l'ho utilizzato sul legno vivo, ma sugli altri mobili. Vengono pulitissimi, lucidi, uno specchio fantastici. Buonissimo anche questo Quasar per il legno, mi è piaciuto, ovviamente utilizzato assoluto sul legno, sul tavolo della cucina, sulla cucina in generale, sugli sportelli, sulle sedie, sul mobile della sala di legno vivo. Mi piace anche questo perché pulisce, profuma e poi nutre, dà una sua impronta nutriente al legno e poi viene anche più lucido, quindi anche se costa un pochino, ve lo consiglio, prendetelo quando sta in offerta. Poi passiamo al reparto lavastoviglie, qua sposto. Allora, ho terminato lo svelto titanium gel lavastoviglie tutto in uno, mi è piaciuto parecchio, non l'avrei mai detto, è un 640 ml preso in offerta da Mauris a 2,49 euro, non mi ricordo. Allora, questo toglie l'odore di uovo, ma non come il Fairy. Questo lo toglie abbastanza, ma non tanto quanto il Fairy. Però mi è piaciuto, è stata una piacevolissima scoperta. Non pensavo, solo che ero andato per prendere un altro prodotto, non c'era, ho preso questo in offerta e quindi ho detto: oh, male che va, faccio vedere un prodotto nuovo alle ragazze e ai ragazzi, così non parlo sempre delle solite cose. Mi è piaciuto, in futuro molto probabilmente potrei riacquistarlo. Poi ho terminato il finish che alla mia lavastoviglie non piace perché calcolate che l'ho finito da qualche giorno questo e non toglie l'odore di uovo e di salmone dalle stoviglie. Io come faccio così per bere, ci metto l'acqua nel bicchiere, a me mi sale la svampa di uovo, a me mi fa schifo, non ci posso fare niente, cioè non mi piace. L'acciaio non viene lucido come piace a me, mi lascia sto odore fastidioso dell'uovo, non lo so, o è la lavastoviglie mia o l'acqua dove sono io è troppo poco calcarea, non ve lo so dire, ma a me il finish mi piace sempre meno. E non, voi vi chiederete perché lo acquisti, perché ogni volta tento di dargli una chance, ma ogni volta mi delude. Comunque no, non mi è piaciuto per niente. Poi, invece questo mi è piaciuto tantissimo, Dankmit per lavaggio delle stoviglie a mano, l'ho finito 2-3 giorni fa, buono, molto concentrato, ne serve pochissimo, ha un buon profumo, fa una bellissima schiuma, ne serve proprio una goccia perché se no non lo sciacquate più dalla spugna, eh. Mezzo litro pagato intorno a 1 euro, ma forse anche di meno, ve lo consiglio, questo qui lo potete trovare da DM ed è quello blu. Fatemi sapere se lo provate e come vi trovate. Poi terminato il brillantante Pril e ho fatto caso che questo brillantante non è proprio acquoso come i soliti brillantanti, ma è leggermente un po' più viscoso, quindi sembra non è un gel, però è a metà tra un'acqua e un gel, è come se fosse una sorta di mist per il viso e dura di più proprio perché ne va usato molto meno. Stoviglie asciutte, pulite, brillanti, buonissimo, mi piace tantissimo. Lo alterno a varie ed eventuali che compro. Poi, terminata un'altra confezione dei Cura Lavastoviglie Dankmit, erano tre pastiglie e queste sono quelle da utilizzare a ciclo pieno.
Quindi non c'è bisogno che svuotate la lavastoviglie, ma dovete mettere una pastiglia di questo più il detersivo per mandare un ciclo. Mandatelo sempre sopra i 60 gradi, sopra i 65 gradi, se no non vi pulisce tanto quanto pulisce se avete dei gradi più alti, ce la posso fare. E le ricompro sì, ma io alterno queste a quello liquido di finish oppure un altro cura lavastoviglie, diciamo liquido. E prendetevi cura dei vostri elettrodomestici perché vivranno più a lungo, ve lo posso garantire. Mo' domani mi si compra la lavastoviglie. Poi, io non so perché, ma la mia lavastoviglie non gli piace il sale Dexal, non gli è piaciuto per niente. Allora, alcuni bicchieri rimanevano un po' velati di calcare. L'acciaio non me lo faceva risplendere. Se sentiva un odore strano, io ormai il sale prenderò solo Finish, forse Lidl, ma sicuramente questo di Dexal non lo comprerò mai più in vita mia. Solo che quel giorno mi serviva, stavo da Eurospin e l'ho acquistato lì. Adesso non so se è una fissa mia oppure se voi anche avete notato che sto sale non sala, come si dice qua a Roma. Poi, terminato, due confezioni di Citrosil, spray disinfettante per tessuti, ve ne faccio vedere uno, vi faccio vedere quello più pulito, questo qui. E lo utilizzo sempre quando faccio le pulizie stagionali, quindi quelle 2-3 volte l'anno. Lo spruzzo sui tappeti che non entrano in lavatrice perché io a casa ho molti tappeti persiani sparsi dappertutto. Ovviamente io non cammino con le scarpe sui tappeti e quando viene qualcuno levo i tappeti di mezzo perché mi fa schifo, perché poi se qualcuno ci cammina con le scarpe che magari ci ha pestato la cacca dei cane per strada, io poi ci passo con i calzini senza scarpe, solo al pensiero mi fa schifo. Comunque, vabbè, tornavo a noi. L'ho utilizzato per i tappeti, diciamo, tutti quei tessuti che non possono essere lavati in lavatrice o comunque tutti i tessuti non sfoderabili, che ne so, il divano oppure ogni tanto sulle tende per rinfrescarle, però le tende io comunque le lavo 2-3 volte all'anno. Mi piace tantissimo, ha un'azione disinfettante credo abbastanza forte. Dovete bagnare il tessuto e lasciare che si asciughi per avere un'azione disinfettante. Adesso sta da Risparmio Casa 2,19 euro, infatti ne ho riprese due o tre confezioni, o due agli agrumi o una alla lavanda o viceversa. Buono, ve lo consiglio per tutti quei tessuti che non si possono lavare. Terminato anche l'alcol, questo qui l'ho preso, mi sembra, dai cinesi, boh, da Eurospin, non mi ricordo, vabbè, pagato intorno ai 2 euro e io ce l'ho un po' di sopra in bagno quando, non so, devo disinfettare qualche cosa che viene da fuori, oppure, non lo so, ce l'ho un po' in bagno di sopra, un po' in cucina di sotto, un po' lo sgabuzzino di fuori, ce l'ho dappertutto, per le mani, mi casca una molletta per terra, la sterilizzo e quindi non sto mai senza. Terminate queste salviettine igienizzanti, che in realtà sono disinfettanti, della linea Seta Blu, 20 salviettine. Queste hanno benzalconium cloride, sì, hanno il cloro di benzalconio e sono buone, non si sfaldano, mi sono piaciute parecchio. Terminate anche queste qui di Eurospin, solo che sono arrivate a 1,20 euro, 1,30 euro, ma anche, direi anche no. Sono anche queste disinfettanti perché hanno tre tipi di disinfettante. Le ho comprate spesso, ma adesso sono passato a quelle di Esselunga che costano 1 euro di più, ma sono più grandi e sono molto di più come numero le salviettine. Utilizzate sia per le mani sia per le superfici. Queste sono soltanto per le superfici di Esselunga, appunto. Sono 60 salviettine, sono disinfettanti perché hanno 3 o 4 disinfettanti, quindi sono molto efficaci. Le ho prese, costano di solito 1,99 euro, 2,19 euro, ma 2 settimane fa c'era, insomma, con due confezioni ne pagavate praticamente una e mezza. Ecco, la seconda confezione costava la metà. Infatti ho fatto scorta, queste sono 60 pezzi, sono belle grandi le salviettine.
puliscono benissimo, non lasciano aloni, mi piacciono tanto, le amo. Poi queste qui di Fria sono sempre disinfettanti, anche se qua dice igienizzante. Sono quelle all'eucalipto? Non mi ricordo. Vabbè, queste qui. Questa l'ha presa anche mia mamma 2 o 3 anni fa. Mi piacciono e hanno il didecil dimol, no, l'alcol denaturato, scusate, sì. L'alcol denaturato come secondo ingrediente. E hanno anche il mentolo, sì, so quella a mentolo. Mi sono piaciute tantissimo. Ho la macchina in base da confezioni vuote di salviettine che vi devo far vedere, ma non so se le porterò dentro casa perché sono lerce, zozze, unte, palunte, come si dice a Roma. Poi, ultimo argomento, ah no, scusate, ci sono ancora queste pastiglie per deodorare l'aspirapolvere, l'Indostick, queste io le prendo in un negozio cinese, costano 3,90 euro e voi direte, ammazza quanto costano, sì, però è pure vero che durano un mese e mezzo, il profumo dura un mese e mezzo di ogni singola pastiglia, invece se prendete quelle da 1 euro che le trovate spesso e volentieri a prezzi più bassi, vi durano 3 giorni il profumo. Buonissime, ce ne ho sia nella lucidatrice che nel folletto e profumano tantissimo. Velocissimamente, se no non finisce più sto video, allora ho terminato questo spray per le zanzare, molto efficace. L'ho utilizzato soprattutto per le zanzare quando entravano nel portone. Io non so voi, ma io odio le zanzare perché io sto a rilassarmi per i cavoli miei e tu mi vieni a pizzicare, io come te becco, te schiaccio. Poi, terminate queste piastrine vecchissime, le ho prese in una... in un negozio a Roma, proprio so vecchissime, e erano 6 piastrine vape matte. Queste qui avranno boh, 20-25 anni. Le ho trovate in un negozio e le ho prese perché io amo le cose vintage. Terminate queste piastrine, stop. Anche queste sono buone, sono state buone. Quando ho usato queste piastrine non ho avuto mai zanzare dentro casa, mi sono piaciute moltissimo anche il profumo. Poi ho terminato queste della marca Zig Zag prese da Risparmio Casa, molto buone come efficacia, molto molto efficace, ho trovato proprio le zanzare spiaccicate sui mobili, insomma sui mobili bianchi, solo che hanno un odore che si ficca un po' in gola, quindi boh, non so se consigliarvele, magari, non so, provate, se vi piacciono comprate. Ok ragazzi, ho parlato un sacco, vi ho fatto vedere tutto, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!